che ti sono andato a mandare. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio carissimo, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divino Padre. Preghiamo perché ciascuno di noi ascolti con il cuore il grido della terra e delle vittime dei disastri naturali e dei cambiamenti climatici, impegnandosi in prima persona a custodire il mondo che abitiamo. Preghiamo per coloro che ad ogni età soffrono a causa della malattia mentale, perché ad essi siano offerte le cure necessarie dalle strutture sanitarie e l'amore dei fratelli. Cuore di Gesù, ristora e delizia l'anima dei tuoi ministri, perché siano strumento di grazia a beneficio di tanti, perché possiamo crescere ogni giorno sempre più nell'umiltà e imitazione di Maria Santissima. Vieni, Santo Spirito, manda noi al cielo, fragor della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Dottore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica di posto, nella caduta di paro, nel pianto conforto, o luce bellissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, rinza ciò che è fiato, dona ai tuoi fedeli che solo in te combinano i tuoi santi doni. Dona per quel regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Venite, popoli, adoriamo il Signore, Dio unico e vero. Venite, popolo, adoriamo il Signore, Dio unico e vero. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presso mia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Cristo, verbo del Padre, re glorioso agli angeli, luce e salvezza del mondo, in te crediamo. Cinque bevande di vita, falsa veste di mora, forza di fuggio conforto, in te speriamo. Illumina con il tuo spirito l'oscura notte del male, orienta il nostro cammino, in bocca al Padre. Amen. Salmo 18. Salmo 18, continuiamo il salmo di ieri, il grande salmo. Allora, Pasqualino, facciati. Pasqualino, aspetta, confesso a Dio onnipotente, voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opera vizioso, per mia colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio, presente, abbia misericordia di voi, per voi i vostri peccati,
misericordioso, ti conceda l'incoscienza, l'assunzione e il perdono dei vostri peccati. Ecco Gesù. L'agnello di Dio che vuole i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e Dio la do. Salmo 18, questo, cioè dire, questo è il seguito del Salmo 18. E chiamavo Pasqualino. Sì. Un altro Pasqualino. Tu la patata bollente. No. Va bene. Carissima Antonella, buon lavoro. La pace sia con te. Ciao. Allora, che cosa ti è rimasto di questo, di questo salmo che facciamo con tanto entusiasmo e quando lo attendiamo siamo nella gioia? Questo è un salmo che praticamente facciamo per lo stesso, però cioè, che cosa scatena? Scatena praticamente è quella convinzione che il Signore dice sempre nei nostri confronti. Cioè questo cammino noi lo constatiamo e lo vediamo, perché in realtà il Salmo praticamente dice proprio questo, cioè affidati al Signore e segui la sua via. Cioè ti amo Signore mia forza, per cui già inizia così, perché questo abbandonarsi totalmente praticamente. In questo abbandonarsi totalmente al Signore. Comunque il Salmo è molto più potente del tuo commento. Sicuramente. Sembra una piccola cosa quello che possiamo esprimere. È veramente qualcosa di, come dire, di sorprendente e di sbalorditivo e anche di sublime, cioè dire arrivare al punto che il Signore è indignato contro quelli che ci disturbano, quelli che vogliono allontanarci da Lui, veramente, fa tremare il mondo.
anche perché se lui si è messo con tutta la forza di volontà di restaurare il mondo distrutto del peccato, questo salmo richiama anche una ricomposizione di chi sta per essere travolto dal male. Cioè vede, ritorna a ricreare, a dire non vi preoccupate perché io sono il vostro sostegno, il vostro baluardo, la vostra forza, la vostra difesa. Comunque veramente è straordinario, questo salmo è invidiabile e dovremmo un pochino riattingere forza di quello che, se noi potessimo dire guarda cos'è le urgenze che ha il Signore per te, guarda un pochino che cosa fa per te, tu che sei stato travolto o stai per essere travolto, allora è un prevenire il male, la distruzione nostra. Camminare nella fede, padre. E sì. Questa situazione le vivi e quindi anche reagisce a questa situazione con la sua forza, con la sua potenza, perché è uno che cammina, le vede e le vive questa situazione. Quello che noi leggiamo, lo viviamo, non è che praticamente lo leggiamo e basta. Sì, noi l'attualizziamo praticamente. Allora, dato che è venuta Donatella, Donatella viene a leggere il messaggio della Madonna. È stato ieri, messaggio di ieri. Guardate, inizia proprio così. La Madonna ci fa capire quando ci vuol bene Dio Padre. Quando ci vuol bene. Guardate come inizia quella l'umiltà della Madonna che continua nella sua vita lì del cielo, che intercede sempre con noi. Sempre nell'umiltà, sempre ad attingere forza e vigore questo Dio Padre. Forza? Cari figli, per amore verso di voi, Dio mi ha inviato in mezzo a voi. Capite? Dio ci ama e manda la Vergine Santa per dirci, per raccomandarci qualcosa di grande. Vediamo un pochino. Per amarvi ed esortarvi alla preghiera e alla conversione. Allora noi che stiamo ascoltando, preghiamo. Dobbiamo comunicare agli altri a smuoversi dalla loro incuria, loro, questa pigrizia, muoversi, perché se uno prega e invoca il Signore l'aiuto, viene il nostro aiuto. La preghiera è la coscienza che non possiamo fare nulla, perché tutte le difficoltà che noi abbiamo giorno per giorno superano le nostre forze. E dobbiamo chiedere, Signore, vieni il mio aiuto. Da capo? Certo, da capo di... Cos'è da capo? Cari figli, per amore verso di voi, Dio mi ha inviato in mezzo a voi per amarvi ed esortarvi alla preghiera e alla conversione, per la pace in voi, nelle vostre famiglie e nel mondo. Figlioli, non dimenticate che la vera pace viene soltanto attraverso la preghiera da Dio, che è la vostra pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. La vera pace viene dalla preghiera. Chi prega si salva è salvo. Chi non prega si danna e fa dannare. Questo è il problema. Questa è una doppia efficienza, la preghiera, che salva oppure fa dannare chi non prega. Dove c'è Alessandra ci sono i suoi figlioli, sempre. Avete visto mai Alessandra sola? Mai. È un esempio bellissimo.
Sempre per esempio. Padre, io lo volevo far vedere la prima pagina, Maria Chiara, per favore. Maria Chiara, qui c'è un opuscoletto dove inizia con Maria Chiara. È la prima, è... No, infatti. Guarda che bello, guarda bellissimo. Questa che è la tua casa, vero? No, a Cesena eravamo. A me ci vuole. Dove c'è la Madonnina con gli occhi in verde. Un fiore tra i fiori. Fiore mio. Questo è un opuscoletto. No, sicuramente prenderanno quello. Perché non ci siamo Questo opuscoletto è mio. Ieri non ci siamo viste con Federica. Però questo è suo. Puoi fargli leggere pure la poesia perché è di più. Allora, sì. La parola di Dio è... Allora, incominciamo. Lascia nel cuore, poi sulle Fai tu. Antifona, salmo. Antifona, salmo. La sua poesia, una volta l'ha detto scherzando. Versetto 31. Versetto 31. Salmo 18, versetto 31. Forza via. La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te. La via di Dio è perfetta. La parola del Signore è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi lui si rifugia. Infatti, chi è Dio se non il Signore? O chi è roccia se non il nostro Dio? Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino. Mi ha dato agilità come di cerve e sulle alture mi ha fatto stare saldo. Ha addestrato le mie mani alla battaglia, le mie braccia a tendere l'arco di bronzo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La tua parola, Signore, è scudo per chi te rifugia in te. Salutiamo Giusy, Marisa e Angelo, Michelangelo. Saluto. Allora, guardate allora quali sono gli effetti con cui uno si affida alla via del Signore, la strada del Signore. È una strada che è stata indicata. Come si fa a seguire la strada del Signore? Qual è la strada del Signore? La sappiamo noi la strada del Signore? La sua parola. Esatto. La tua parola è via, lampada ai miei passi. Allora, quali sono gli effetti? Questo primo squarcio del salmo lungo che abbiamo iniziato ieri, diviso in tre parti, e in tre parti questo quello di oggi. Allora, quali sono allora gli effetti della sequela dell'ascolto della parola di Dio? Allora, attenzione, quali sono gli effetti? Purissimi effetti di chi segue la parola di Dio. Guardate che ricchezza, guardate che forza, guardate che vigore, che consolazione e che sicurezza incute, proprio mette nel nostro cuore quella parola di Dio. Questi sono gli effetti. Per cui i nostri figli che rintuzzano, rifiutano di ubbidirci, perché tante volte siamo voi, non abbiamo il metodo cui vogliamo esortare i nostri figli. Dovremmo valorizzare molto, valorizzare da dove attingere, come attingere forza da Dio, perché i ragazzi possano fare bene il loro dovere. Perché l'impatto con i ragazzi che rifiutano di fare bene il proprio dovere, l'impatto è la loro debolezza, la loro pigrizia, è una difficoltà. I pigri hanno difficoltà nel compiere bene il proprio dovere. Come si fa a bloccare,
a rompere questa durezza e questa pigrizia. Come si fa? E Donatella, questo è molto importante, tu come educatrice e come insegnante di scuola, se tu non vedi, tu non presenti il modo con cui i ragazzi possono fare il loro dovere, hai fallito. Non c'è altra strada se non quello che tu hai ascoltato questa mattina nella preghiera e hai fatto la tua preghiera iniziale. Adesso ti faccio la comunione, però la comunione vale poco se tu non accoglie la parola di Dio che si fa carne dentro di noi. Vieni un pochino prima, metti il segno. Scusami, tu stai affrontando una fatica dalla mattina, ora ti faccio la comunione, però ti dico una cosa molto importante, non preoccuparti, perché il tempo il Signore te lo farà trovare, anche se vuoi andare puntualissimamente a scuola. Allora, l'effetto importante è qui. Che cosa, quali sono gli effetti? Aiutiamoci a vedere quali sono gli effetti dirompenti dell'ascolto della parola di Dio, che forza e vigore. Vediamo, prima di tutto, è uno scudo, perché c'è una irruzione contro i nostri ragazzi, c'è una irruzione che blocca l'impegno quotidiano del proprio dovere. C'è una tentazione, c'è una prova, quindi la preghiera è scudo, poi non solamente è roccia, ti dà fermezza dell'impegno, diventa poi vigore, si rende non corrotti, superficiali, ma integri. Non solamente da agilità, non so, amogia, come si dice, non è pigro, agilità come di cerve, e poi solidità, cioè dire perseveranza, e a destra addirittura da un metodo formidabile per combattere ciò che vi blocca nel cammino perseverante dello studio, delle virtù e anche dell'impegno di ogni mattina venire con sollecitudine di buon mattino e a in tempo. Perdiamo molte cose, perdiamo anche la destrezza, la forza che ci viene presentata. E il Signore non agisce così, ignorando, non facendosi conoscere che cosa compie Lui quando Lui viene nel nostro cuore attraverso la parola di Dio. Noi siamo veramente superficiali, non prendiamo sul serio quella parola che ha una gravità nel nostro futuro. Confesso a Dio onnipotente, a voi fratelli e a sorelle, Don Marco. Misericordia di voi, perdoni i vostri peccati, vi conduca alla vita eterna. Amen. Signore onnipotente e misericordioso, conceda l'indulgenza, assoluzione e perdono dei vostri peccati. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Secondo Salmo, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La tua parola, Signore, è scudo in chi si rifugia in te. La tua destra mi sostiene, o Signore. Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza. La tua destra mi ha sostenuto, mi hai esaudito e mi hai fatto crescere. Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato. Oh, i miei nemici e li ho raggiunti, non sono tornato senza averli annientati. Li ho colpiti e non si sono rialzati, sono caduti sotto i miei piedi. Tu mi hai cinto di forza per la guerra, hai piegato sotto di me gli avversari, dei nemici mi hai mostrato le spalle, quelli che mi odiavano li ho distrutti. Hanno gridato e nessuno li ha salvati, hanno gridato al Signore ma non ha risposto. Come polvere al vento li ho dispersi, calpestati come fango delle strade, mi hai scampato dal popolo in rivolta, mi hai posto a capo di nazioni. Un popolo che non conoscevo mi ha servito. All'udirmi subito mi obbedivano, stranieri cercavano il mio favore, impallidivano uomini stranieri e uscivano tremanti dai loro nascondigli. Gloria al Padre, Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La tua destra mi sostiene, Signore. Guardate allora come la forza del Signore ci ha fatto fare un'esperienza grandissima. Abbiamo sconfitto i nostri nemici e Gesù ce lo fa ricordare nel Padre nostro, a non abbandonarsi ma liberarsi. Ultimo salmo. Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza. Viva il Signore e benedetta la mia roccia. Sia esaltato il Dio della mia salvezza. Dio, tu mi accordi la rivincita e sottometti i popoli al mio giogo. Mi salvi dai nemici furenti, dei miei avversari mi fai trionfare e mi liberi dall'uomo violento. Insieme a questo Signore, glorerò tra i genti e
Dio che ci dà la sua salvezza, benedetto il Dio della mia salvezza, nessuno ci può salvare dal male, nessuno, solo Lui, ma liberaci dal maligno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza. Togli il velo ai miei occhi, Signore. Scruterò i prodigi della tua legge. Angela, non ti illudere che nessuno ti può salvare all'infuori. Non illudiamoci, per favore. Lui ci salva da tutti gli intrighi, dai problemi, dalle situazioni, dagli odi, dai rancori, da chi trama come dire, agguati contro di noi. Solamente Lui. E chi si affida a Lui non viene mai deluso. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Se non si gusta, non si capisce una cosa. Esatto. E difatti, se uno non fuma, non può gustare il fumo. Sì. Gusta poi che cosa? Le conseguenze del fumo. Sì, i polmoni. Ezechiele capitolo 37 dal versetto 15 al 28. La morte. Aspetta. Pagina 1419. Un segno che adombra l'unificazione di Giuda e Israele. E lì c'è la guerra però, no? Un segno che adombra l'unificazione di Giuda e Israele. Questa è una verità e anche una profezia oggi, perché il Signore guida i nostri passi della nostra storia, ci illumina in questo cammino. Carissimo Sandro, vieni subito. Francesco e Federica. Ciao Sandro. Sembra assettato. Ciao. Ciao. Allora, capitolo 37. Usciamo da questo capitolo dalla risurrezione finale, vi ricordate ieri? Sì, che la risurrezione dei morti alla fine, giudizio universale. Allora, 37:15. Quindi la storia ha un approdo ultimo. La storia non si ferma, ma va oltre il tempo e per l'eternità. Storia che poi diventa una storia gloriosa di vita eterna, tempo di grazia e tempo anche di approdo e di ricevere anche il premio della fatica che facciamo nella testimonianza di quel Cristo di cui noi siamo la gloria di Dio. La gloria di Dio è l'uomo che vive in grazia di Dio. I battezzati? I non battezzati. Tutti, perché il Signore, guardate, vuole che tutti gli uomini si salvino. Allora, vi ricordate nell'Apocalisse quei due angeli che stavano per iniziare lo sterminio? Allora dice, fermi, un terzo angelo dice, non distruggete nessuno,
fino a quando non saranno segnati con il timbro, con il tau, segnati tutti del sigillo di appartenenza a Dio. Il Signore vuole salvare tutti gli uomini e in tutte le maniere cercherà in modo di che nessuno si perda. Però è chiaro che l'asino per la coda non, nessuno può fare andare assolutamente scalpita. Signore rispetta la libertà dell'uomo. Se la libertà dell'uomo è illuminata dalla verità, una libertà meravigliosa e potente che viene ad elaborare cose grandiose. Allora andiamo al 37:15. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, prendi un legno e scrivici sopra Giuda e i figli di Israele uniti a lui, poi prendi un altro legno e scrivici sopra Giuseppe, legno di Efraim e tutta la casa di Israele unita a lui. Quindi questi due legni, pensate, due legni, uno verticale e l'altro orizzontale, uniti insieme, cosa fanno? Richiamo. Allora Cristo è venuto a togliere i muri di separazione che c'erano fra di noi per formare un solo popolo, per cui non c'è un giudeo né un pagano né un israelita o meno, ma siamo tutti una sola cosa, perché lui ha tolto questo muro di divisione. Il santuario ci ricorderà Pasqualino, il santuario di San Giovanni Rotondo. Tu hai trovato, che cosa hai trovato? Colonne oppure cosa hai trovato? Non sono archi, sono ponti. Come sono formati questi ponti? Sono fatti di pietra, praticamente ogni pietra è diversa dall'altra, c'è una pietra che è uguale all'altra, vanno a decrescere. E poi vanno a finire? In un punto che è sull'altare. Sull'altare. Sì, allora, chi sono i cristiani? Sono pietre vive, attaccate. Cos'è la costruzione di un edificio? Viene attraverso le pietre che siamo cementati. Allora, la chiesa è questo edificio nuovo dove queste pietre costruiscono il tempio, sono legate l'uno all'altro e le pietre sono tutte diverse perché ognuno di noi ha una specificità particolare, ognuno di noi ha la sua carattere particolare, che non siamo usciti fuori da una catena di montaggio oppure uno stampo. Noi abbiamo una diversificazione particolare, caratteristica particolare, e ognuno per ognuno c'è anche una grazia particolare, tendo contesti particolari. Per cui noi possiamo gestire nell'ambiente dove ci troviamo, anche in quelli pessimi, ambienti pessimi, noi possiamo avere quella forza per cui affrontare tutte le difficoltà e ci fa vivere bene anche nelle situazioni peggiori che possiamo esistere, perché il Signore ci dà forza. Non possiamo dire è difficile vivere, no. Perché il Signore ti dà forza, ti dà vigore, anche nei contesti che sono difficili, inquinati, dove c'è un paganesimo imperante, possiamo dire, e intollerante. E questo è il Signore. Ecco per quale motivo questo santuario è meraviglioso ed una ricchezza di novità di vita, perché tutte le pietre hanno un significato, anche il contorno del dove è stato costruito questo santuario, tutto il contorno è pieno di annunci. Per esempio, ricorda qualcosa Pasqualini?
è pieno di annunci. Tutto. Scusate, tutti gli alberi, le piante che ci sono. Sì, compresa anche le c'è una pianta dolcissima, corbezzoli, anche i corbezzoli, cioè dire è un frutto bellissimo, dolce, proprio bellissimo, dove ti fa capire la dolcezza di Dio. Quando uno incontra Gesù Cristo sente tutto bello, guarda tutto bello. Ci sono circa, non so, mi pare 500 cipressi, tutte 5, mi pare 500 piantine di profumo di lavanda, 500, pensate quante pianticelle. E poi c'è anche un significato proprio, 12 apostoli, 12 vasche che con l'effluvio dell'acqua, dell'abbondanza, della predicazione e dell'amore di Cristo, che va a finire al battesimo. Dove va a finire? Nelle fonte battesimali che c'è all'inizio. Comunque Pasqualino ha dimenticato tutto. Allora, questo fonte e questo annuncio della parola di abbondantissimo, è bellissimo questo fiume che scende attraverso 12 vasche, 12 apostoli, e va a finire quest'acqua nella una vasca di battesimale, dove c'è messo questo, con sepolti con Cristo, con risorti insieme con Lui, morti a Cristo, si risorge insieme con Cristo, con Gesù. E lì è allora l'annuncio della parola di Dio, è come l'acqua che irrora, che converte e poi viene ad entrare una vita nuova. Ed è bellissimo questo qui. All'interno quanti sono questi ponti? Quanti sono? 21. 21. Perché 21? 7 per 3, 21. Allora, 7 per 3, 21. Significa 3 volte 7. Significa la perfezione assoluta, significa che attraverso la perfezione, attraverso l'amore, attraverso queste tre virtù teologali, noi abbiamo la pienezza della grazia. Siamo Chiesa, pietre vive, comunque una grande bellezza. E poi il portale originalissimo. Un portale che prende tutta la, possiamo dire, l'ambito della, di questa Shekinah, perché non è una chiesa, è una Shekinah, una tenda, simbolo della tenda. Le chiese nostre sono tutte così, come le mani giunte, no? Che si vanno verso l'alto. Qui invece Dio che si è fatto uno di noi, ha messo la tenda in mezzo a noi, si è fatto carne, cammina con noi, è sempre con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È un'opera meravigliosa di capolavoro teologico. Tutto parla del mistero di Cristo e della Chiesa. Avete la curiosità di andarlo a vedere? Andiamoci. Le virtù non sono, siccome c'è un quadro, una chiesa, quella di San Francesco di Paolo, quella chiesa che era chiusa, c'è un quadro, e come le sette virtù c'è scritto, battesimo, credimo, eucaristia, credenza e c'è unzione, io ho fatto la sacramento, facendo per Roma.
Ma invece immaginate che sei stato un po' sì, ma c'è Dio che ti ha numero del diavolo, ma allora non è vero, sei presente. Questi due accostali l'uno all'altro in modo da fare un legno solo, che formino una cosa sola nella tua mano. Quando i figli del tuo popolo ti diranno: ci vuoi spiegare che cosa significa questo per te? Tu dirai loro: così dice il Signore Dio. Ecco, io prendo il legno di Giuseppe che è in mano a Efraim e le tribù di Israele unite a lui, e lo metto sul legno di Giuda per farne un legno solo. Diventeranno una cosa sola in mano mia. Tieni in mano sotto i loro occhi i legni sui quali è scritto e di loro: così dice il Signore Dio. Ecco, io prenderò i figli di Israele dalle nazioni fra le quali sono andati e li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nella loro terra. Farò di loro un solo popolo nella mia terra, sui monti di Israele, uno solo ne regnerà su tutti loro, e non saranno più due popoli, né saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro iniquità. Le loro iniquità. Sì, le libererò da tutte le ribellioni con cui hanno peccato. Li purificherò e saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Il mio servo Davide regnerà su di loro e vi sarà un unico pastore per tutti. Seguiranno le mie norme, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. Abiteranno nella terra che ho dato al mio servo Giacobbe. In quella terra su cui abitarono i loro padri, abiteranno essi, i loro figli e le loro figlie. Per sempre il mio servo Davide sarà il loro re per sempre. Farò con loro un'alleanza di pace, sarà un'alleanza eterna con loro. Li stabilirò e li moltiplicherò e porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. In mezzo a loro sarà la mia dimora. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Le nazioni sapranno che io sono il Signore, che santifico Israele, quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre. Allora, il Signore è per l'unità delle cose, non è per la divisione. Il demonio è diabolus, colui che divide. Quando il demonio fa cedere con la trasgressione al peccato i cristiani, li rende divisi, cioè dire portano in sé un principio attivo di divisione. Chi commette il peccato, chi vive nel peccato, il peccato mortale diventa una bomba che distrugge l'unità della persona, distrugge tutto, lo franduma. Quindi stiamo attenti. In casa, in famiglia, viviamo in grazia di Dio, che anche se ce n'è uno che commette il peccato, riporta sempre il principio di divisione. C'è sempre quel dinamismo che divide, invidia, gelosie, vendetta, le menzogne e tutto il resto.
non mette mai tranquillità all'interno dell'ambito dove si trova uno che è in peccato grave. Perché noi rendiamo sporco l'ambiente dove abitiamo se noi viviamo dentro quella malizia, quella cattiveria, quella malvagità. Allora dobbiamo essere sempre puliti. Per questo in ogni azione che noi facciamo sempre chiediamo perdono del Signore all'inizio, perché ci conservi in grazia di Dio al mattino, la sera, e chiedere perdono. E prima di qualsiasi azione noi invochiamo sempre la sua misericordia. Prima specialmente di fare il gesto più importante della giornata, che è la Santa Messa, è l'invocazione del cuore contrito per chiedere perdono di tutte le mancanze che facciamo. Il nemico dell'uomo è il peccato, che lo rende estraneo a Dio, lo distacca dalla vita. Io sono la vita e voi siete tracce. Chi rimane in me porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non porta frutto è perché il peccato ha reciso il ramo, e il ramo, non ricevendo la linfa vitale, secca e muore. Allora, se vogliamo vedere anche è Gesù che è venuto, io sono venuto a portare la pace e l'unione, che siano una sola cosa, perché le mie pecore possono avere un solo gregge e un solo pastore. Possono avere un gregge e un solo pastore. Giovanni, capitolo 17, versetto 20. Sì, capitolo 10, versetto 16. Che tutti siano una sola cosa. Forza. Responsorio. Ecco, io prenderò i figli di Israele, li radunerò da ogni parte, ne farò un solo popolo. E diventeranno un regno e un solo pastore. Ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste io devo condurre. E diventeranno un solo regno e un solo pastore. Allora, buona giornata. Aspetta un momento. Dall'inizio la giornata. Forse possiamo. Sant'Agostino. Dal discorso sui pastori di Sant'Agostino Vescovo. In pascoli erbosi pascolerò le mie pecore. Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele. Per monti di Israele devono intendersi le pagine delle sacre scritture. Lì pascolate, se volete pascolare con sicurezza. Tutto quello che ascolterete da quella fonte, gustatelo con piacere. Tutto quello invece che è al di fuori, rigettatelo. Allora, questi pascoli sono, è la scrittura, sacra scrittura. Quanti sono i libri della sacra scrittura, della Bibbia? 73. Primo libro della Genesi, ultimo libro, la Apocalisse sarebbe sapere come finisce la nostra storia. Finisce attraversando una situazione che per noi è già in atto. Questa divisione che c'è, il mondo orientale e occidentale, significa la Russia e anche la Cina occidentale, le Americhe e l'Europa, che sono tutti armati fino ai denti per l'uno e l'altro,
e da un momento all'altro, basta che c'è qualcuno pazzo, farà saltare tutto il mondo. Quindi la fine del mondo è nelle mani degli uomini. E succederà cose gravi. E questo è molto importante. Ecco per quale motivo vi radunerò. Stiamo attenti che bisogna nutrirsi della parola di Dio per essere uomini che portano la pace, le tregue, la pacificazione, l'unione dei popoli. Il peccato distrugge l'uomo, lo divide, lo annienta, e sono gli uomini che distruggeranno il mondo. L'abbiamo ben inquinato, abbiamo aperto questo buco, dell'ozono, che distrugge e sta alterando tutte le stagioni, e lo stiamo vedendo, gli acquazzoni e le terre aride che ci sono. Ci sono contraddizioni stranissime, c'è veramente un mondo, una Babilonia che non si capisce proprio nulla. Per questo ritorniamo a Cristo, almeno noi possiamo essere un'aria pulita in un mondo sporco che c'è. Questo siamo chiamati ad essere responsabili del futuro della nostra storia. Per i mondi di Israele. Per non andare errando nella nebbia, ascoltate la voce del pastore. Radunatevi sui monti andare errando nella nebbia, ascoltate la voce del pastore. Radunatevi sui monti delle sacre scritture, ivi troverete le delizie del vostro cuore, ivi non c'è nulla di velenoso, nulla di dannoso, solo pascoli ubertosi. Venite solamente voi, pecore sane, venite, voi solo pascolate sui monti di Israele. Perché qui include che nel momento in cui pascoliamo su erbe feconde e sane, noi dobbiamo portare agli altri questa delizia di pace, di giustizia e di amore vicendevole. E lungo i ruscelli e in ogni luogo abitato del paese. Infatti dai monti di cui abbiamo parlato sono scaturiti i fiumi della predicazione evangelica, quando per tutta la terra si è diffusa la loro voce e in ogni contrada della terra è diventata rigogliosa e fertile per pascervi le pecore. Cosa c'è scritto lì? Grida Padre buono, e gli effetti del mare con i fiumi d'acqua viva che corrono a Cristo. Ecco, fiumi d'acqua viva, la Bibbia è questo fiume d'acqua viva che dà fertilità al terreno e tenerezza nel cuore degli uomini. Le condurrò in ottime pasture e il loro ovile sarà sui monti alti di Israele. Lì riposeranno in un buon ovile, cioè dove possano trovare riposo, dove possano dire si sta bene, dove possano riconoscere è vero, è chiaro, non ci inganniamo. Troveranno riposo nella gloria di Dio, come in casa propria, e dormiranno, cioè riposeranno in grandi delizie. È bellissimo, questa è l'esperienza che moltissimi di voi fanno. Entrare in chiesa è come entrare nel cuore della famiglia, in un ambito di sicurezza, di pace, di serenità, attingere e mettere carica ai nostri bisogni per diffondere agli altri l'energia che abbiamo accumulato qui con l'Eucaristia. E avranno rigogliosi pascoli sui monti di Israele. Ho già parlato di monti di Israele, monti floridi, verso i quali leviamo gli sguardi perché di là ci venga l'aiuto. Ma il nostro aiuto ci viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Infatti, perché la nostra speranza non si arrestasse ai monti floridi dopo aver detto
pascolerò le mie pecore sui monti di Israele, soggiunse subito, io stesso condurrò le mie pecore al pascolo. Leva pure il tuo sguardo verso i monti, donde verrà il tuo aiuto, ma non dimenticare chi dice, io le condurrò al pascolo, perché l'aiuto ti viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. C'è poco da fare, guardate come sottolinea sempre, colui che salva è uno solo, solo Cristo, e non possiamo sostituirlo con nessun altro. Sicurezza umana, assolutamente, è un inganno. I mezzi di comunicazione sociale ci stornano, ci fanno guardare altrove, ci ingannano, perché è un'illusione quello che ci propone la televisione con tutti gli spot pubblicitari che ingannano, illudono, fanno fantasticare i ragazzi, specialmente i giovani. E conclude così, e le pascolerò come è giusto, con giudizio. Considera come egli solo sappia pascolare il gregge, perché solo lui lo pascola come è giusto, con giudizio. Quale uomo, infatti, è in grado di giudicare un altro uomo? Il mondo è pieno di giudizi avventati. Colui del quale dovremmo disperare, ecco che all'improvviso si converte e diviene ottimo. Colui dal quale ci saremmo aspettati molto, ad un tratto si allontana dal bene e diventa pessimo. Né il nostro timore né il nostro amore sono stabili e sicuri. Allora, chi ci dà questa sicurezza, questa stabilità? Capitolo settimo del profeta Isaia. Se non credete alla mia parola, non avrete stabilità. E Gesù lo dirà in altre parole drammatiche, quando dice, chi vuole costruire il futuro deve costruire sulla roccia. Cosa vuol dire sulla roccia, Giussi? Sulla parola di Dio. Ecco. Vengono le tempeste, vengono il vento, la pioggia, i cicloni, quella casa non crolla. Invece l'uomo stolto che vuole costruire il futuro, si sposa senza Dio, convive senza Dio, lascia la moglie e i figli e va con il compagno o la compagna, questi qui purtroppo vedranno cose terribili, perché vogliono costruire un futuro sopra la sabbia. Chi sono quelli che costruiscono sulla sabbia? Quelli che non ascoltano oppure dimenticano la parola di Dio ascoltata. Costruiscono sulla sabbia e avranno gli stessi problemi. Tempeste, cicloni, vento, pioggia, e quella casa crolla e la rovina è grande. Quante persone rovinate che ci sono perché hanno abbandonato Dio e la sua parola, non sono andati in pascoli ubertosi ad acque tranquille. Che cosa sia oggi ciascun uomo, a stento lo sa lo stesso uomo. Tuttavia, fino a un certo punto, egli sa che cosa è oggi, ma non già quello che sarà domani. Dio solo, dunque, pascola con giudizio, distribuendo a ciascuno il suo, a chi questo, a chi quello, secondo che gli è dovuto. Egli, infatti, sa quello che fa. Pascola con giudizio coloro che ha redento, lui che si è sottoposto a un giudizio umano. Dunque è lui solo che pascola con giudizio. Responsorio. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore e esse mi conoscono. Io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Le radunerò dalle nazioni e le farò pascolare. Conosco le mie pecore ed esse mi conoscono.